Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando dritti per essere visti dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta, e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono l'aria disfatta per far vedere a tutti che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Diceva giustamente Don Giosio, una bella Quaresima. E Gesù ci ha detto quando accade che è una bella Quaresima, perché la Quaresima è stata per lui i 40 giorni di lotta, e una lotta è bella quando si vince, e anche quando si lotta bene. Il Signore ci ha detto proprio questo, che la lotta deve indirizzarsi verso il vero nemico, che quando si digiuna non è il cibo e quando si prega non è l'avversario e quando si fa l'elemosina non è la povertà. In ogni caso, lottando in tante situazioni, la lotta è bella quando è onesta, quando ha in mente dove si vince e quando ha in mente chi vince. E quindi i tre suggerimenti che il Signore Gesù dà nel Vangelo, che fanno seguito alle esortazioni della prima e della seconda lettura, ci mettono davanti un pericolo da evitare, che è quello dell'esteriorità. Non fatelo per farvi vedere, perché se lì cercate una ricompensa, allora è tutto finito, avete avuto la vostra ricompensa. Certo, c'è un mostrarsi che fa bene e che aiuta. Quando il Signore dice tu vai nel segreto della tua stanza, nel segreto della tua stanza c'è tua moglie, ci sono i figli, c'è anche una condivisione da praticare aiutandosi. E però c'è un segreto profondo in ogni persona, che è quello dell'intimità, della coscienza, il luogo dove nascono le decisioni e dove si soppesano le motivazioni.
mi conviene, è questo che voglio. Ogni tanto uno sposo dice alla sposa, è questo che vuoi. Se vuoi questo ce l'hai, ma non mi sembra che sia questo che ti serve. E quindi c'è da fare una bella quaresima nel distinguere che cosa vogliamo veramente. Ed è tutto guadagno il tempo che spendiamo a chiederci cosa voglio veramente. Perché se la nostra mira è quella di salire in classifica nella considerazione dei potenti di questo mondo, beh, è presto fatto. Ogni tanto c'è qualche caduta, ogni tanto c'è qualche equivoco, ogni tanto viene fuori che era un fuoco di paglia e è finito subito. Allora cercare le convinzioni profonde, stare con Gesù mentre affronta il nemico, le tentazioni, la deviazione dal suo cammino, è una protezione grande. È un bel andare quando il Signore ci guida e ci accompagna. E se il nostro cammino dovesse essere guidato così, pilotato esteriormente, teleguidato dalle mode, le mode servono, ma non devono guidare le decisioni profonde. Le mode servono perché c'è un po' di uniformità da guadagnare, c'è una certa unità del popolo da condurre e da godere anche. Se ognuno facesse festa quando vuole lui, non ci sarebbe nessuna festa. Allora ecco che mettersi d'accordo serve per aprire il cuore e per tirar fuori i nostri doni, i nostri valori, le nostre convinzioni profonde. Allora il Signore non dice chiuditi in camera, ma dice porta i tuoi doni. Eccoci. La Quaresima quindi sarà un bel andare, nel senso che il Signore ci guida a diventare misericordiosi come il Padre, di una misericordia che si prende cura del misero, ma è grande. Il cuore è grande, si prende cura del piccolo senza fatica, anzi, ingrandisce la sua energia, approfondisce le sue fondazioni, si radica nel bene e non teme la tempesta. È un bel albero grande quello della misericordia che offre protezione e rifugio ai piccoli e ancora ne ha per tutti. È la grande carità della comunità cristiana che nasce dal dono dello Spirito Santo. Se possiamo lottare per aprirci a questo dono, è un bel lottare, è un bel andare. E quindi, carissimi, è l'augurio che ci prendiamo all'inizio di questi 40 giorni in cui dovremo sì anche lottare, resistere alle tentazioni, stanare le motivazioni erronee, disilluderci su quello che ci viene raccontato e che non vale, e aiutare anche tanti a farlo, aiutare i miseri a tirarsi via dalle illusioni e a guardare veramente a ciò che vale nella propria esistenza. È una bella avventura questa che culminerà nella Pasqua. Il Cristo risorto guida i suoi a una vita nuova.